Buongiorno, siamo tornati a San Jacopino perché in questi giorni abbiamo avuto notizie un po' contraddittorie sullo stato della sicurezza, che è stato negli ultimi mesi un problema di cui si è molto discusso. Siamo qui con Simone Gianfaldoni, presidente dell'associazione del comitato Cittadini Attivi di San Jacopino. Simone, qual è la situazione reale? La situazione reale, intanto buongiorno a tutti, la situazione reale non si distoglie da quella che sembra denunciato tante volte, cioè non cambia presenza a quello ci dicano, ce n'è poca di sicurezza, cioè nel senso controllo e quant'altro, spaccio ce n'è quanto ne volete, continuano a spaccare le macchine, vetri rotti e quant'altro. Benché si dica, qualcuno dice che è insicurezza percepita, io direi è realtà percepita. Il problema, diciamolo pure, diciamocelo tutti, la gente sta perdendo fiducia nelle istituzioni, denuncia meno, molto meno. Noi sappiamo, gente ha avuto danneggiamenti o da altre tipologie di reato, che ha preferito non andare neanche a perdere tempo in un ufficio di polizia e non denunciare. E questo purtroppo va a una sconfitta di tutti. Il resto è quello che, insomma, c'è stato delle spaccate 15 giorni fa, due in via Maragnano, uno via Ponte delle Mosse, e insomma si continua in questa maniera. La sera lo spaccio, ubriachezza molesta, danneggiamenti, quant'altro. Vabbè, passiamo queste feste. Che il 2024 ci porti! Ma io lo spero, perché noi ora dopo le feste facciamo un punto della situazione insieme a tutti gli altri comitati e decideremo cosa fare come manifestazioni o qualcosa. Ci racconterete novità. Nel frattempo siamo alla vigilia di Natale. Dobbiamo fare gli auguri a tutti, anche a chi buono e cattivi, insomma, auguri a tutti.